Salve a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come realizzare con il Moonbeams questi semplicissimi charm così. E sono veramente semplicissimi, servono solamente l'umma e l'uncinetto, quindi senza l'utilizzo del telaio né senza l'utilizzo delle chiusure. Però prima volevo salutare Stefano Abbinate, Un Mondo di Creatività, Anita Arduino e The Pro Skater. E poi volevo chiedere delle cose. Vi potrebbe interessare il tutorial di questo braccialetto e di quest'altro? Scrivetelo nei commenti. E poi se vi potrebbe interessare dei tutorial con il Master Tail, che mi è arrivato qualche giorno fa, l'ho ordinato, e si possono creare diversi tipi di braccialetti. Per esempio ho fatto questo molto particolare e poi queste due che sono delle palline che rimbalzano. Ditemelo se vi posso interessare, anche perché per realizzare questo braccialetto e queste palline si può utilizzare anche il telaio messo posizionato in questo modo, quindi scrivetemelo sempre sotto nei commenti. Ok, ora possiamo cominciare a creare lo charm. Quindi prendiamo il nostro uncinetto e ci serviranno 13 elastici di uno stesso colore, ma ne potete usare anche, potete farlo anche multicolore. Allora, li separiamo e ne mettiamo 11 da una parte e 2 da un'altra, e questi li useremo per costruirlo, quindi per, come base, e per fare il nodo. Questi invece verranno utilizzati per creare questi cerchietti. Allora, lo mettiamo nell'uncinetto, mettiamo il primo Benz nell'uncinetto e lo attorcigliamo in questo modo, e facciamo la stessa cosa con gli altri 11, con gli altri 10, scusate. Vedete? È molto semplice. Continuiamo così finché non finiamo tutti gli 11 gli elastici. Vi consiglio di utilizzare l'uncinetto più lungo che avete, perché sennò potrebbe essere abbastanza scomodo. E infine questo. Beh, ora avete l'uncinetto pieni di lume attorcigliati, e sono quindi 11. E ora andiamo a prendere il primo e lo tendiamo così e li facciamo scorrere lentamente in questo modo. Vedete? Lo teniamo molto stretto il nostro lume, in modo da non confonderci con gli altri. Ecco qui, una volta messi tutti i lume attorcigliati di prima sul nostro lume elastico, prendiamo l'estremità che teniamo con le dita e la poggiamo sull'uncinetto. Quindi ora dovrete avere un effetto del genere. E ora facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con questi, però solamente con le due che ci rimangono. Quindi prendiamo e li facciamo passare sopra all'uncinetto, in questo modo. Quindi ora dovremmo avere un elastico che tiene i due elastici che tengono tutti e 11 loom attorcigliati. E ora andiamo a chiudere. Da qui ho fatto questo movimento come prima. Ora dovremmo avere un effetto del genere. Ora, per fare il nodo, prendiamo l'estremità di sinistra, la passiamo avanti e tiriamo l'estremità di destra per fare il nodo.
tiriamo lentamente e premiamo al centro per allargare tutti. Ecco qui il nostro piccolo charm completo. Come vi ho già detto, potete inserirli all'interno del vostro braccialetto. Mi raccomando, nella descrizione troverete il link di tutti i tutorial, il mio tutorial di Loom. Iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!